Allora ragazzi, stiamo andando a Casina Valadier, devo andare all'evento di General Mobile e quindi a vedere questo nuovo dispositivo che è stato presentato già in qualche recensione, vedremo se ne vale la pena. Andiamo a trovare un po' di amici anche lì fermi all'evento, quindi adesso prendiamo il taxi e andiamo a scoprire insieme questo nuovo device. Vabbè ragazzi, siamo arrivati in villa, guarda qua, guarda dove siamo ragazzi, c'è non poca roba. E adesso andiamo a conoscere questo GM6 che non ho ben capito che roba sarà, speriamo. Vedo già un po' di giovani che mi stanno aspettando, guardate di là. A Roma, come vedete qui al Vaticano, Gesù, quale miglior luogo per poter rivedere la confezione di vendita e conoscere un po' più nel dettaglio il nuovo device di General Mobile. Questo è il GM6. Confezione di vendita, dove al suo interno troviamo ovviamente la scatola dello smartphone, ci hanno poi dato anche questo, eccolo qua, un piccolo cioccolatino nougat e un po' di pubblicità, insomma, che ci trova all'interno della confezione. Andiamo a conoscere insieme quello che è il contenuto della scatola di vendita, che non ho aperto, quindi lo faremo insieme. Andiamo immediatamente quindi ad aprire la scatola, speriamo di non buttare niente a terra. Qui abbiamo un sacco di manualini di istruzioni che ovviamente stanotte leggerò con calma prima di addormentarmi. Lo farò fare magari a mia moglie, che in questo momento mi aiuta nella registrazione, santa lei che mi sopporta anche in queste cose durante le nostre vacanze. Questo è lo smartphone, ma lo vediamo nel dettaglio fra un secondo. Ragazzi, da quanto tempo non vedete una batteria rimovibile su un device? Ecco, questa è una batteria rimovibile che è stata insomma utilizzata per lo smartphone, poi la vediamo un attimo nel dettaglio per l'amperaggio. Carica batterie, come vedete, con turbo charge, quindi ricarica rapida nel device. Vi ricordo che questo è un dispositivo che viene venduto nel mercato a 179 euro, quindi un prezzo piuttosto interessante per alcune caratteristiche con la quale è stato pensato. Vabbè, qui ragazzi ci sono un paio di cuffiettine di tipo in-ear con il tastino per la risposta e qua abbiamo il cavetto USB, micro USB per la ricarica. Allora, innanzitutto questa è la variante, come vedete, con 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, espandibili tramite micro SD fino a 128 GB. Abbiamo una fotocamera principale da 13 megapixel con il flash LED e una fotocamera invece secondaria, qui frontale, da 8 megapixel, anche questa con il flash. Abbiamo poi un Corning Gorilla Glass, un po' di lavorazione, ma soprattutto ragazzi, cosa che non si trova così facilmente su queste fasce di prezzo, un sensore per le impronte piuttosto veloce e rapido. Andiamo a togliere quindi la parte, la pellicolina frontale del device. Abbiamo poi una pellicola già preplicata sul dispositivo e una back cover gommata con questa scritta parecchio grande, ma probabilmente poi in un futuro verrà magari cambiata. E come vedete qui, importante, Android One, questa scritta che ragazzi ci fa capire il progetto pensato dietro a General Mobile per questo GM6. È uno dei primi dispositivi presentati per il nostro mercato con Android 7.1, addirittura verrà aggiornato poi nel tempo, praticamente subito dopo il Google Pixel, uno smartphone super aggiornato,
spendendo davvero poco, quindi garantendo tutte le patch di sicurezza mensili, ma soprattutto aggiornamenti rapidi, come in un Google Pixel. Andiamo a rimuovere quindi la backcover in questo modo, il dispositivo, mettiamo via un po' di carte ragazzi, che qui nel Vaticano magari non ci mettano in carcere. È un dispositivo dual sim, come già detto, abbiamo possibilità di espandere tramite micro SD il tutto. Montiamo la batteria che ragazzi è da ben, ve lo faccio vedere subito, 3000 mAh, che con il processore MediaTek montato al suo interno e un display da 5 pollici solo HD, se vogliamo solo HD, dovremmo avere comunque un buon risultato per quella che sarà l'autonomia. Una volta rimontato il tutto, questa backcover, che a primo acchito magari non fa impazzire a pensiero di avere del policarbonato, comunque della plastica, in realtà è davvero un ottimo grip, in mano sta bene e non è proprio uno di quei dispositivi scivolosi, anzi ragazzi si può quasi tranquillamente utilizzare senza cover perché in mano è davvero piuttosto sicuro. Android praticamente stock 7.0, non è stata fatta nessun tipo di personalizzazione, ci sono alcune innovazioni che vi farò scoprire poi all'interno della recensione completa, come un file manager molto molto accurato, pensato proprio da GM Mobile, quindi ovviamente General Mobile qualcosina ha messo di suo per rendere ancora più pratico quella che è l'esperienza stock. Come vedete abbiamo i tastini a display classici di Android e il tasto frontale per andare a sbloccare il dispositivo. Un'altra cosa importante da parte dell'azienda che ci è stato assicurato sono i tempi di riparazione, davvero velocissimi. Si parla veramente di tempi che vanno dai 3 ai 4 giorni, 5 per una riparazione di un dispositivo, ed è questo molto importante perché oltre ad essere un progetto dove si va un po' a risparmio nel prezzo di vendita, questo costa 179 euro, c'è anche una variante da 159 con 2 giga e 16 giga di memoria interna, avremo comunque anche un ottima garanzia. E credetemi ragazzi che al giorno d'oggi è una delle cose più importanti, forse le più fondamentali, quando si va a acquistare un device non si può poi restare senza un mese, dover comprarsi un altro dispositivo per poter proseguire con la propria esperienza Android e comunque avere tutte le nostre applicazioni. Per oggi qui da Roma è proprio tutto, spero che questa breve anteprima vi sia piaciuta, ovviamente tra qualche settimana effettuerò la mia recensione e vi dirò cosa ne penso complessivamente di questo device. Io vi saluto e noi ci vediamo come sempre per qualche giorno per una prossima recensione. Ciao a tutti.